non in vedere una dimostrazione del lavoro dei butteri. Quindi... Allora facciamo una cosa, sì. Proviamo a fare una telefonata a un maneggio che conosco dove c'è un amico e vedo di fargli organizzare per domani mattina uno spettacolino, fantastico, seppur breve, con questi butteri, va bene? Perfetto. Ok. Yeah. Sono qui con il signor Fabrizio e Massimiliano, siamo al maneggio Sant'Irma a Capalbio, professione butteri, che poi il buttero non è proprio una professione ma è più uno stile di vita. Sì, assolutamente. È una scelta. È una scelta. Scelta, avendo questa passione sviscerata per i cavalli, cerchiamo più o meno di mantenere le tradizioni che ci hanno lasciato, anche se i tempi sono cambiati. E anche la situazione attuale non è che ci aiuta più di tanto, però tiriamo avanti con la speranza che le cose cambiano, che cambino meglio poi. Vedo che la gioventù non manca comunque, no? Anche per te è una scelta. Certo, una scelta che fin da piccolo insomma ho avuto e terrò insomma. Fantastico. Cosa andiamo a vedere adesso? Ora scegliamo due cavalli, potremmo vedere un po' di cavalli qua giù a Razzetta. Ok, andiamo. Va bene, andiamo. Andiamo. Howdy buddy, my name is Bob, how are you today? Did you come here looking for a brand new Chevrolet? Well, used is fine, I suppose. We sure do got a lot of those. I got everything you'll ever need. I got V8 engines for the kick-ass speed. I got everything you need, no money. This Impala for a damn good price. The transmission shot, but the brakes are nice. What's it gonna take for you to drive away in this automobile today? I got great terms on the financing. I got payments that a bum could swing. So step on up, let's make us a deal. Take this back to him, but don't get your hopes up, my friend. Get your checkbook out, sir, we've got a deal. You're lucky that my manager allowed this deal. Sign your name right here and here. Initial here and here and here. And here. And here are your new keys. È una giostra, vuole mettere 8 cavalli nella giostra, mentre loro vanno a passo e noi facciamo i box. Poi l'utilità è sempre serve anche per scaldarli prima di andare al lavoro. L'altra utilità ancora più grande è quando uno rientra con 4-5 cavalli, che spesso anche standoci attenti sono sudati. Uno le mette dentro questa giostra, c'è un meccanismo, un computer, mette il defaticante. Dopo mezz'ora, del quarto d'ora, riprende i cavalli asciutti senza mettere i cavalli bagnati nel box, che porta conseguenze per i polmoni, per la salute dell'animale.
Noi in genere cavalchiamo con la sella maremmana, altri moltissimi con la sella inglese e qualcuno con la sella americana. Noi abbiamo, diciamo, a disposizione tutte e tre le possibilità, tutte e tre tipi di sella, adattabili nel modo migliore a chi viene. Diversi tipi di sella, abbiamo un po' tutte. Ci abbiamo anche il calesse, siamo insomma organizzati nel modo, diciamo, migliore che si può. Che differenza c'è tra la sella maremmana e la sella inglese? Cioè, una sella maremmana è una sella nata e concepita per il lavoro, okay, per starci a cavallo tutto il giorno, è più, diciamo, c'è più praticità per andarci a caccia, c'ha le borse, insomma è diverso. È poi una sella che è proprio fatta perché è fatta in un sistema che l'animale poi respira sotto la schiena, perché c'è dei cuscini, è un seggio fatte per questo lavoro specifico. Ora le usiamo in genere per andare a caccia noi. Sono state sempre usate per andare a caccia le selle maremmane, ma ora abbiamo ricominciato ad andare a caccia a cavallo. E questa è la sella maremmana? Sì, questa è una sella maremmana. Ok. È una sella maremmana, si chiama sella da batteria. Con Sabina, la figlia di Fabrizio Mai. Fabrizio Mai. E questo è il rondello. Questo è il rondello, sì. Vai, raccontaci un po'. La mia è una passione, mi piace insegnare ai bambini, è un hobby, ma faccio molto con il cuore. Quando abbiamo visto lui su Monticimini è stato amore a prima vista e l'ho addestrato 4 anni facendo il volteggio, perché sono istruttore di volteggio, ho fatto corsi a Roma. E da lì ho detto: questo è quello che io devo fare nella mia vita. E è un grande successo, a volte mi emoziono, sono molto emotiva, però sono contenta perché ho trovato una persona e lui è molto molto umano. Nonostante che comunque bisogna sempre stare attenti, perché certo, lui ha i suoi pro e contro come noi. Io proprio dedico anima e corpo a questo sport. E ho molto successo, prima lei è la mia allieva, sono di Firenze e abbiamo un po' allievi da tutte le parti d'Italia, anche dall'estero. Quanti anni è che hai rondello? Io è 8 anni che ce l'ho, ma con il 20 anni che insegno. Ok, e il rondello, diciamo, è il tuo rondello è il punto forte, diciamo, che porta avanti anche il maneggio e il nostro ristorante, che è tipico maremmano, che diciamo porta avanti tutta la struttura. Okay. È una buona pubblicità e anche una bella cosa per i bambini che possono venire e fare conoscenza con il nostro bellissimo posto che è la Maremma, con, guardi che bellissima vista, con Capalbio, sia di notte che di giorno. Questo è anche un bel punto di incontro per genitori e bambini. Comunque, grazie Sabina. Grazie a voi e buona giornata, grazie mille.